Qualcuno mi vuol spiegare cosa li pulisco a fare gli argenti, che tanto la vecchia è morta? È un problema di forma, l'uomo ci lascia, ma il suo ricordo vive in quello che lascia. Bravo, bel pensiero. Grazie. Dove l'hai letto, nei Baci Perugina? Ma perché se proprio dobbiamo star qua a ricordare la vecchia, diamo fondo ai salami, sturiamo i lambruschi, scheggiamo il grana. Senti qua che puzza, tutto il giorno che do di Sidol. Il Sidol è la prova definitiva che gli UFO esistono, che una puzza così non c'è mica sulla Terra. È la loro arma per impadronirsi del nostro pianeta. Te dai due sniffate di questa roba qua, addio cervello, loro ti comandano come un burattino. I regnini invece no. Questi hanno sniffato sempre solo soldi fin dal 1200, tutti. Tranne la vecchia. La vecchia non è che avesse le mani bucate, aveva dei buchi con intorno le dita. Senso degli affari zero. Gli ha dilapidato tutto il patrimonio in cazzate. Ha stipendiato me per 10 anni e se non è una cazzata questa... Oddio, arriva gli UFO davvero! Scherzavo col Sidol! Non so neanche la lingua, so solo un po' d'inglese! UFO, do you speak English? Io essere buono, e voi? Signore desiderano? Ti compro! Ti stacco un bel assegno, ti compro! Il prezzo non lo guardo, ti compro! You're gonna be mine! Se sono in Italia per vedere il castello! E malandato poi non sta su! Crepa qui, crepa lì, sai che c'è! Io sono qui, ma l'affare dove? Vivo a New York, sono ricca di mio. 12 banche ho messo su. Soldi qui, soldi lì, ma perché? Io sono qui, se l'affare non c'è. Ti vendo, ti faccio una stima, ti vendo. Non resta nemmeno un secondo. Prima che lo cocco lo vendo, 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 Catastale, please. La iena qua è amica tua? No, tu aspettavi qualcuno. Doveva venire la figlia del fioraio a prendere l'assegno per le corone funebri, ma non credo che sia lei, quella là c'ha 10 anni. Atto notarile, please. Ecco, vedi, è il notaio. Il notaio pesa 120 kg e ha la barba. Ora, questa per essere cattiva è cattiva, però è carina.
E se fosse un SS? Ma perché capita ogni tanto di trovare ancora qualche bomba della seconda guerra in campagna? Metti che questa si fosse nascosta e mimetizzata in cantine in mezzo ai prosciutti, cosa dici? È la teoria, no? No, questo deve essere un pezzo grosso di qualche società estera. Hai sentito l'accento? E poi guarda, guarda il vestito. Donna di gran classe, persona squisita. Signorina, mi permette una parola? Non rompere. Squisita è squisita. È l'aggressività tipica della donna in carriera. È tipica anche di quella in corriera, allora. Mia mamma, che tutte le mattine per prendere si alzava alle 4, faceva 57 chilometri con una sola bestemmia, da casa alla fabbrica. Si può fare, si può fare. Nel parco il campo da golf da 18 buche e nel castello degli appartamenti. Oppure potremmo fare il golf da 9 buche e dei monolocali. Dunque, 10.000 metri quadrati, ognuno di 20 metri quadrati, ne ricaviamo... 500 monolocali. Non mi conviene, potrei fare 8... Facciamo una cosa per i single. 1.600 monolocali, ognuno di 5 metri quadrati. Ci stanno 1.600 monolocali qui? Volendo, ci stanno anche 3.200 loculi qui. Senta, le posso dare un consiglio? La prossima volta che si fa fare un tailleur, si faccia fare una bella asola qua dietro, così la pinna respira meglio. Questo chi è, Macolo Squalo Bianco? Ma da dove salta fuori? Doris Ranieri from New York, fufiu! Ranieri, Ranieri come i Ranieri del nostro castello? No, come i Ranieri di Monaco, e io sono il principe Alberto, e voi siete proprio tonti. Scusa, ma... tu sapevi dell'esistenza di una Doris Ranieri di New York? No, sapevo di un Massimo Ranieri di Napoli. Scusa, se questa fosse un'usurpatrice, metti che ne approfitti dell'omonimia per mettere le unghie sul malloppo. Io fossi te non mi fiderei, io fossi te indagherei. Cioè indaga ma senza indagare, prendila alla larga, falle delle domande generiche sulle sue origini. Va, va, va. Signorina! Lei è stata concepita in provetta o col sistema tradizionale? Sì. In serra o in cultura idroponica, faccio io. Signorina, di quale dei due figli della nonna lei sarebbe la figlia? Edoardo o Giacomo? Di Edoardo. Impossibile, Edoardo non aveva figli. Che t'avevo detto, sei sicuro, eh? Non è mai stato con una donna in vita sua. Aveva messo solo i soldi quello. E poi? Era gay. Il figlio della vecchia era gay. Ecco perché invece che con la canottiera andava sempre in giro col sottoveste. Comunque sul testamento c'è scritto tutto. Avrete preso visione del testamento, spero. Abbiamo preso visione del testamento? Abbiamo preso visione del testamento? No. No? No. No, io non immaginavo che il figlio della vecchia fosse gay, se no col cavolo che mi facevo fare le foto nudo sotto la doccia. Il testamento mi nomina unica erede del castello e con tutto quello che ne consegue. E che cosa ne consegue? Posso venderlo, posso abitarlo, posso affittarlo, posso rompere tutti i vetri, posso distruggerlo. Ma soprattutto posso licenziare il personale. I am the queen, sono la padrona, chiaro? Forse non è colpa sua, magari stamattina l'ha morsa un crotalo. Povera bestia. Plani per domani. Attenzione, voglio due squadre di operai, una nel castello e l'altra nel parco. Alle 7 in punto inizio i lavori, alle 7.04 briefing con il marketing e alle 7.41 coffee break. Alle 7.43 videoconferenza con Zurigo e alle 8 partenza per New York. Sincronizziamo gli orologi, sono le 22 del 21 aprile e alle 11.35 dell'8 novembre l'operazione sarà in attivo. Doris Day, lì nell'organismo, come sarei collocato? Lei è? Finetti Werther, col TH come termos. Il suo nome è percorso da una lunga riga nera che si sviluppa dalla F fino alla I. Dalla F fino alla... a casa. Casa. Sono bei momenti. E io sono maggiordomo. Maggiordomo è l'occupazione? Anche il nome. Lei di nome fa maggiordomo? No, faccio volante. Volante di cognome? Maggiordomo come l'occupazione. Fu un'idea di mio padre. Io in realtà avrei voluto fare l'autista, sa? Volante. Lei è tra le cose che restano. Come autista? Come custode. Allora avrà bisogno di un maggiordomo? No. Peccato perché di secondo nome faccio teiera. Di un cameriere? No! Di un palafreniere? No! Di un carpentiere? No! Di un esperto siderurgico? Lei si intende di metalli? No, però sono un fenomeno col Sidol. A casa? Kirk! Ma tu lo
sapevi che il figlio della vecchia era gay? Chi, l'Edoarda? Ecco, anche lui lo sapeva! Nessuno mi dice mai niente in questa casa, se no col cavolo che andavo con lui mano nella mano nel parco! Buonini, buonini tutti, so tutto, ho visto una cosa terribile! Ci sono delle donne, tra queste l'erede della vecchia! So che si prenderà il castello e ci sbatterà tutti in mezzo ad una strada! Fenomeno, ma come hai fatto? Hai visto tutto in una sfera di cristallo? No, vi stavo spiando dal buco della serratura! Chi è questo? Kirk, detto Cassandra, il figlio dell'ex giardiniere. Ci dà una mano con le begonie. Fosse per me, pianterei solo crisantemi, Perché il crisantemo ravviva, il crisantemo dà una botta d'allegria. Kirk è appassionato di spiritismo. Studia scienze occulte? In un certo senso sì, è apprendista becchino. Visagista dell'aldilà, prego. Trucca i defunti per la cerimonia, praticamente è il re del cerone. Trucco i defunti, sì, e me ne vanto. Tanto è vero, tutti mi chiamano Diego della Salma. Ma sono anche un artista. Sono molto sensitivo io. Sento. Cosa volete che sente? Io sento, tu sei una donna. Fenomeno! Altezza 1,60 circa, una voglia di soldi nel portafoglio e attenta perché adesso ti stupirò. Il numero della tua patente è precisamente il 38, 24, 43, 32... Questa è la mia patente? Me lo sentivo che era la tua, sai. Ma non l'ho rubata, l'ho trovata casualmente. Dove? Ma dalla tua 24 ore, era aperta la 24 ore. Gli ho detto, dove vai, patentina? Patentina, dove vai con quelle gambine la patente? Ma sto scherzando! Per esempio nel planning io che incarico svolgo? Perché io sarei bravino al vertice, che so, a capo di una holding, a capo del marketing, di un catering! Oddio, a casa anch'io! Oddio, a casa anch'io! Signorina, posso almeno tentare di convincerla a salvare il castello? Fatti i fatti tuoi. Squisita e squisita. Se le cose stanno in questo modo non mi rimane che predisporre per l'arrivo degli operai. Presumo lei ripartirà subito. Purtroppo no. Una stupida clausola del testamento prevede che io devo passare una notte da sola in questa stanza. Hai capito, Evelina? Si è giocata l'ultima carta, la vecchia. Donna previdente. Come? No, dicevo, donna eccentrica, sua nonna, davvero curiosa. Gradisce qualcosa per la notte? Una rivista, un libro? Se vuole le presto quello che sto leggendo io, è delizioso. Si intitola Zombie e fondotinta. Io leggere non leggo perché sa, alle letture preferisco le figure. Anzi, a tal proposito, se vuole, io stasera mi imbusto con lei nel letto, gliene faccio vedere un paio. Buonanotte. Sono esausta, fuori di qui. Maggiordomo? Adesso vedrete che me lo chiede. Sì? Che cos'è quello? È un vecchio interruttore della corrente, ma se posso permettermi di darle un consiglio non lo toccherei. Potrebbero innescarsi strani meccanismi poco piacevoli. Le auguro buon riposo, signorina. C'è un televisore qui? Spiacente no. Peccato. Volevo dare un'occhiata al mio conto corrente. In TV? Sì. Lei ha un canale televisivo che trasmette il suo conto? Certo. E la soubrette chi è? Cuccia? Molto spettoso. Lei da questo momento è licenziato. Come desidera, signorina, buonanotte. Spenga la luce. Non mi è possibile, mi ha appena licenziato. Ok, la licenzierò domani mattina. Benissimo, signorina, buonanotte. Buonanotte. In un albergo sarebbe una buonanotte. Qui passerò 8 ore d'inferno. Parole sante. Siete? Perché sa sua nonna quando era più giovane, dico, prima di andare a dormire, io le portavo sempre un bicchiere d'acqua e lei gradiva molto. E allora? E allora mi sono detto, l'emozione, la stanchezza... Mi sono permesso di portarle un calmante e un eccitante, a seconda di quello che lei è abituata a prendere. Vedo il calmante, ma non vedo l'eccitante. Adesso vedi solo l'eccitante. Buonanotte.